L'assessore Monni ha illustrato al Consiglio gli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti di recupero e riciclo. Sono in tutto 39 le proposte arrivate. 83esima edizione nel segno della tradizione della contemporaneità per la Maggiolata di Lucignano, con cari ispirate alle opere di Jeff Koons per guardare al presente senza però dimenticare storie e tradizioni. A Torita di Siena dal 21 al 29 maggio c'è il Palio dei Somari, 8 giorni ricchi di manifestazioni che culmineranno domenica 29 maggio nel corteo storico e la tradizionale Corsa dei Somari. Il piano dei rifiuti. Rifiuti zero, impianti mille. Prendendo a prestito uno slogan di Legambiente, l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, ha riferito al Consiglio sugli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti e ha ribadito il pensiero della Giunta. Centrare l'obiettivo del 10% di conferimento in discarica non è possibile se alla prevenzione e alla riduzione di produzione dei rifiuti non si affiancano impianti di riciclo e riuso. Le proposte arrivate sono state in tutto 39, di queste sono state ritenute pienamente rispondenti ai requisiti previsti 32. Delle 7 restanti, 2 risultano coerenti dal punto di vista tecnico, ma la documentazione presentata non è completa, 2 sono eccessivamente generiche, 2 non risultano coerenti con i requisiti tecnici previsti dall'avviso, 1 è pervenuta in ritardo e pur risultando coerente con le indicazioni è priva di documentazione. Abbiamo scelto di ribaltare la logica muscolare per cui la Regione impone, sceglie il tipo di impianti e decide anche dove localizzarlo e abbiamo chiesto a gestori e territori di avanzare delle proposte, ne sono state avanzate appunto 39 e si va dall'impianto di recupero dei pannolini all'impianto che recupera metalli preziosi e terre rare dalle schede telefoniche, all'impianto che recupera la Poseidonia, agli impianti più interessanti come dimensioni che vanno a sostituire gli impianti di termovalorizzazione, che sono prevalentemente impianti industriali, non vocati allo smaltimento ma alla produzione, che dai rifiuti ricaveranno e raffineranno un gas che darà vita a idrogeno, metanolo o etanolo. Sono impianti industriali che verranno inseriti in contesti industriali e che comunicheranno con quei settori industriali che gli stanno intorno. Perplessità e dubbi su proposte che per la gran parte riguardano impianti che poco hanno a che fare con il riuso della materia l'ha manifestata Silvia Noferi. Il piano a suo dire pare già un po' datato. La valutazione del piano è negativa perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la Regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia, ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Non pienamente convinta dai contenuti della comunicazione si è dichiarata Elisa Tozzi. Siamo ancora lontani da una definizione completa di quello che sarà il futuro della gestione dei rifiuti nella nostra regione. Una gestione dei rifiuti che naturalmente sconta, e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente, un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare. Ed è anomala perché? Perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire, oggi si parte da una logica diversa. Si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema. Ecco, questo è un percorso che ad oggi è stato gestito sostanzialmente dalla Giunta. Oggi noi invece crediamo che questo confronto e questo approfondimento debba ritornare al Consiglio, debba ritornare oggetto di approfondimenti nelle commissioni consiliari. L'iter dell'avviso è stato da noi condiviso, sollecitato e auspicato, ha rilevato Stefano Scaramelli. Ma Eteravia dà un giudizio molto positivo dell'operato della Giunta, dell'assessore Monni, perché in questo momento è un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende, sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza, 39 i progetti, noi chiedevamo trasparenza, un livello di condivisione delle progettualità che emergono in Toscana, auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventi un piano industriale
dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe, dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia, ma che nel contempo vuole essere green, ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. Per Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente, nella comunicazione ci sono tanti intenti e poca sostanza. Avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo, ma oggi l'assessore torna a darci resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, il che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia, ma soprattutto c'è bisogno di impianti, perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti della Tari. Purtroppo, soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni, perché continuiamo in Toscana a sotterrare ben il 34% dei rifiuti in discarica, perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. E non c'è nemmeno oggi il termine, cioè il tempo, entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. Secondo Marco Landi, il lavoro fatto fino ad oggi ha portato a manifestazioni di interesse, con una Toscana in ritardo sulla pianificazione dei rifiuti. La Giunta non ha deciso. Dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti, si arriva a fare una manifestazione di interessi e quindi chiedere ai privati, perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento. Non è un buon procedimento, a nostro avviso, perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi le ATO, si tracciò le tre ATO sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti. E anche in questo caso, facendo questa manifestazione di interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. E questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati, su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono 6 impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono 2/3. Vincenzo Ceccarelli ha parlato di piano innovativo nel merito e nel metodo. Ma di aspetti positivi ce ne sono almeno 2, nel metodo e anche nel merito. Nel metodo perché siamo alla terza comunicazione dell'assessore in 8 mesi, a dimostrazione che vuole completamente investire il Consiglio durante tutto il percorso e quindi costruire assieme uno strumento che sarà fondamentale per tutta la Toscana e per tutti i toscani. Nel merito, la manifestazione di interesse che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione appunto dell'assessore, ha dato un risultato molto importante. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana, in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti. Dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. Lucignano si veste di fiori. 4 date, domenica 22 maggio, martedì 24 in notturna, domenica 29 e mercoledì 1 giugno ancora in notturna, è un filo conduttore per i cari dei 4 rioni, l'arte contemporanea e attuale per ricordare la storia, le tradizioni, i valori di un borgo piccolo solo nelle dimensioni. Lucignano si apre alla Toscana con la sua 83esima edizione della Maggiolata, un'esplosione di colori, un omaggio alla primavera e ai fiori.
Grande attesa perché la ripartenza della nostra Maggiolata dopo 2 anni di stop, il primo evento comunque che riparte di quelli davvero, davvero grandi, quindi l'attesa è tanta e siamo emozionati perché comunque già tornare a vedere le bandiere, a sentire l'aria di festa è veramente, veramente bello. Quindi il 22 maggio, il 24 in notturna, il 29 maggio durante l'intera giornata da domenica e la chiusura il 1 giugno, torneranno a sfilare i carri, i nostri bellissimi carri fioriti per le vie del borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, e questo allieterà la gioia di tanti. E vorremmo mandare anche un messaggio di speranza, perché comunque in questo momento abbiamo bisogno anche di bei messaggi, quindi la tradizione e il futuro, questo è quello che abbiamo voluto inserire, la contemporaneità e la tradizione, per poter tramandare anche all'esterno un messaggio davvero grande di pace, responsabilità e serenità. La Maggiolata significa quest'anno più che mai ripartenza e nei carri ispirati a Jeff Koons, un'opera ricorda anche le stragi di Parigi, c'è un messaggio per guardare al futuro con forza, fiducia e ottimismo, senza però dimenticare il passato, la storia e le tradizioni. La Maggiolata lucignanese è uno degli eventi, l'evento della Val di Chiana, in uno dei borghi più belli della nostra Toscana. Si incontra la voglia di far festa, il saper utilizzare i fiori, l'artigianalità e la manualità di tante donne, di tanti uomini, che provano a far sorridere gli altri. È un evento bello, così bello che consiglio in questi giorni ai cittadini della Toscana di andare, di conoscere i nostri borghi, di andare a conoscere le nostre tradizioni. E tutto questo avviene tra tradizione e contemporaneità, la contemporaneità di chi vuole vivere con speranza e ottimismo verso il futuro. La Maggiolata è una manifestazione storica, ma è una magia che si rinnova ogni anno, che fa rifiorire uno dei borghi più belli d'Italia, che attrae tantissimi visitatori e tantissimi appassionati da questa arte che i volontari mettono in atto con tanto impegno tutto l'anno per poter arrivare a questo appuntamento e poter proporre questi carri che con i fiori danno delle immagini veramente suggestive. Quest'anno è una manifestazione speciale perché è quella della ripartenza dopo 2 anni di stop e quindi pensiamo davvero che possiamo quest'anno più di sempre pensare al rifiorire, al rinascere, a ridare un'opportunità di divertimento, di musica e di buona gastronomia. A Torrita il Palio dei Somari. 8 giorni di festa per le 8 contrade di Torrita di Siena che domenica 29 maggio alle 16 si contenderanno nella Corsa dei Somari l'ambito drappo che quest'anno è stato dipinto da Salvatore Ferrante. Edizione speciale la 65esima per il Palio dei Somari che si svolgerà dal 21 al 29 maggio abbandonando il tradizionale periodo della festa di San Giuseppe quando l'evento primaverile apriva la stagione ma che le restrizioni imposte dalla pandemia avrebbero condizionato. Una tradizione importante che raccoglie l'espressione dei sentimenti di appartenenza di un territorio che l'ha custodita negli ultimi 65 anni. Ed è un palio importante perché è una delle tradizioni di rievocazione storica più significative e da tanti anni nelle fila di coloro che lavorano a custodire le tradizioni storiche del nostro territorio, nasce all'insegna della semplicità e raccoglie grande passione e grande attenzione da parte dei cittadini di Torrita. Devo dire che con la pandemia anche il Palio dei Somari ha avuto i suoi problemi, è stato rinviato e non si è tenuto, non si terrà neanche quest'anno nella sua data canonica, che è la prima domenica dopo la festa di San Giuseppe, il 19 marzo. Però siamo felici di poter recuperare questa festa, un po' di normalità, anche nella cura del nostro patrimonio immateriale di tradizioni, che costituisce tanta parte della nostra identità, ma anche del nostro lavoro di tutti i giorni nel campo della cultura più popolare. L'evento più importante della comunità di Torrita di Siena, che è nata nella semplicità proprio per evocare e privilegiare il lavoro del falegname che ha come protettore San Giuseppe. In condizioni di normalità la festa si svolge a marzo, in prossimità del 19 marzo appunto di San Giuseppe. Causa pandemia e restrizioni anche quest'anno viene fatta in un periodo diverso, ma quest'anno riusciamo a portarla avanti con tutte le manifestazioni che iniziano il 21 e terminano il 29 di maggio,
con due fine settimana ricchi di eventi, ricchi di rievocazioni e di spettacoli medievali e non solo, anche di sbandieratori e tamburini. È un evento che richiama molte persone, non solo nella comunità locale, ma anche da parte di tutta Italia, e assume un'importanza, anche una rilevanza per la regione toscana in termini di rievocazione qualitativamente parlando. Il programma ufficiale parte sabato 21 maggio con l'estrazione delle contrade per l'ordine di sfilata. L'ultima giornata, domenica 29 maggio, verrà aperta dal corteo storico e si chiuderà alle 16 con la tradizionale corsa dei somari tra le 8 contrade. Il programma si svolge attraverso due fine settimana. Il programma ufficiale parte da questo sabato ci sarà le estrazioni delle contrade, dopodiché, quindi l'ordine di sfilata, dopodiché avremo un programma concentrato sull'aspetto culinario e degli spettacoli di intrattenimento. Poi durante la settimana ci saranno alcuni spettacoli e esibizioni interne paesane che tendono a valorizzare un po' il collante, il legame che c'è tra le contrade, e finiranno con il venerdì, dove ogni contrada si ritirerà nel proprio territorio per fare quella che noi definiamo la scena propiziatoria, ovvero il momento più alto di preparazione al palio. Il giorno dopo, il sabato, inizierà la prima delle grandi competizioni a cui Torrita tiene molto, ovvero la gara, sempre fra contrade, negli sbandieratori e dei tamburini. Si va al giorno dopo, che è la domenica. La domenica si partirà con l'esibizione di tutte le contrade nella sfilata storica, noi la chiamiamo corteo storico, che finirà alle ore 13 circa, per poi riprendere il pomeriggio, che invece è concentrato sul programma della corsa. Dalle 16 in poi si corre il palio. E vinca il migliore.